Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana e il nuovo amministratore delegato di IFS Gianfranco Battisti si incontreranno tra 2 giorni a Milano per fare il punto della situazione di Trenord, attualmente controllata al 50% da Ferrovie Nord e al 50% da Trenitalia. Sul piatto lo scambio tra la rete FNM, che sarà ceduta a RFI, e la gestione del servizio, che farà capo interamente alla regione tramite Trenord, che passerà a FNM. Il nuovo incontro segue il divorzio che si era consumato lo scorso 10 luglio tra Fontana e l'allora amministratore delegato di IFS, Renato Mazzoncini. La nuova parola d'ordine, in questo caso, è nazionalizzazione, sulla scia delle proposte del governo per le autostrade dopo il crollo del ponte Morandi di Genova. Secondo Dario Balotta, presidente dell'Osservatorio Nazionale sui Trasporti e le Liberalizzazioni, i due si preparano ad indossare un nuovo vestito per celebrare una vecchia cerimonia. La strada da perseguire è quella della concorrenza. Questo tavolo d'incontro di venerdì praticamente ripropone una Trenord con il vecchio vestito, anche se c'è un aumento di una quota azionaria da parte di Ferrovie Nord e di Regione Lombardia, che prenderebbero in mano la situazione, e dall'altra i 300 km di rete di Ferrovie Nord verrebbero trasferiti a RFI, ma la sostanza è che Trenord rimane quella che è. Trenord è stato un matrimonio fallimentare perché ha messo insieme due inefficienze, quelle delle Ferrovie dello Stato e quelle di Ferrovie Nord, difficilissimi da organizzare, e sono stati anni pesantissimi con tantissime difficoltà, soppressioni, disagi per i pendolari, un aumento strepitoso dei costi di gestione, anche un aumento della conflittualità, mai tanti scioperi si sono avuti come in questi ultimi 7 anni, per cui è un risultato fallimentare, ed è fallimentare perché dietro la garanzia monopolista di questa grande azienda, che non è messa in discussione da nessuno perché non c'è competizione, che Regione Lombardia è il gestore di Trenord, il programmatore dei servizi e il compratore dei servizi. Quindi ha un conflitto di interessi che sicuramente non potrà che essere negativo per la gestione, così come lo è stato in questi ultimi 7 anni, per la gestione delle ferrovie. Quindi per cambiare le nostre ferrovie c'è bisogno di introdurre elementi di competizione.